Ci troviamo presso il convento della Ripa ad Esenzano, in comune di Albino, dove si stanno ultimando i lavori di ristrutturazione all'interno del convento stesso. Con noi abbiamo il presidente della cooperativa sociale La Felice, Fabrizio Persico, al quale vogliamo chiedere per prima cosa quali sono le iniziative più recenti che state portando avanti nel discorso di Diafora. Allora, Diafora è un'associazione di ricerche e di studi sulla differenza, nata 3 anni fa. In realtà ha promosso una serie di iniziative, la ricerca, la pubblicazione, una serie di conferenze, e prosegue adesso la sua attività attraverso questa nuova iniziativa che sviluppiamo per la prossima settimana, dal venerdì alla domenica, in cui 2 giorni di laboratorio con il Work Center di Grotoschi, di Pontedera, in cui si chiede o si propone ai giovani questa presenza, direi, di alta professionalità che viene dal Work Center, perché con la loro regia e il discorso della musica che viene proposto dai giovani si riesca a costruire qualcosa un po' di inedito, qualcosa che potrebbe interessare ai giovani. Questo progetto, questa iniziativa, sta all'interno di un progetto che la cooperativa La Fenice sviluppa insieme ad altri enti, associazioni del territorio di Bergamo, finanziato dalla Fondazione Cariplo. È il progetto L'Esempio Buono, che in qualche modo vuole sottolineare il legame tra la generosità degli adulti che si mettono al servizio dei giovani in vista in qualche modo di un maggiore protagonismo dei giovani, del fatto insomma che i giovani si prendano un pochino in mano e avviino lungo strade anche inedite. Ecco, avvalersi della collaborazione dell'Earth Center ha un po' il vantaggio di trovare degli adulti grandi che avviano su strade come quelle della musica e del teatro, che possono essere funzionali ai giovani anche alla presa di consapevolezza e quindi in qualche modo a quel protagonismo che ci importa. Entreremo nel programma di questa iniziativa nel corso del settimanale Target, in programma nei prossimi giorni. Da Albino, lì nello studio.